Buongiorno e ben sintonizzati su Radio Evolution Forum. Io sono Sara ed oggi siamo in collegamento con Cristian Pagliarani. Come prima domanda vorrei chiederti di spiegare al nostro pubblico l'importanza della mission e della vision aziendale. Allora, mission e vision sono solitamente buone pratiche da attuare, anche perché dovrebbero essere parte integrante della natura dell'imprenditore, il motivo per cui l'imprenditore fa quell'azienda. Solitamente da alcune aziende vengono fatte e poi lasciate in un cassetto, da altre non si sa neanche che cosa mai possano essere. In realtà sono elementi guida che portano l'azienda da un punto A ai prossimi 20 anni, 10 anni, 30 anni, insomma, dipende da cosa uno vuole fare. La missione è quella cosa per cui sei disposto a prenderti la responsabilità, sei disposto ad impegnarti, a trainare la tua azienda ogni giorno, a condurla ogni giorno. La visione è magari dove dobbiamo andare nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni, cioè la visione è quella cosa che cambia costantemente, magari. E si aggiorna col mercato che cambia, mentre invece la missione è quella cosa che nasce proprio da dentro, è quella vocazione che nasce da dentro, diciamo così. Tornando invece a un argomento caldo che tu affronti sempre, ovvero il tema della leadership, c'è una tecnica per capire meglio chi abbiamo di fronte in modo da poter interagire sempre in modo più empatico? Allora, in termini di leadership, il fatto di capire chi abbiamo di fronte passa attraverso il fatto di conoscere chi abbiamo di fronte, e per conoscere c'è magari più una serie di domande da poter fare alle quali prepararsi. Quindi diciamo che non è semplice se non si conosce come farlo. Poi, una volta che si conosce cosa chiedere alle persone, allora diventa un po' più pratico, un po' più facile la chiarezza di chi abbiamo davanti. Ti faccio un esempio, perché diciamo, chiamiamolo il protocollo è ampio. Un esempio è se io voglio sapere chi ho davanti in termini di generale o dettaglio, cioè io posso avere di fronte una persona che con poche informazioni è a posto. E quando parleremo di qualcosa non dovrò entrare nel dettaglio delle informazioni, mentre invece posso avere di fronte una persona che ha bisogno, in quel contesto, la parola contesto è importante, di molte informazioni. E come faccio a scoprirlo? Quando chiedo alla persona, preferisci che ti dia delle spiegazioni in generale o vuoi che ti approfondisca bene l'argomento? L'altro ce lo dice e noi così sappiamo misurarci. Ecco, questa domanda va ad estrarre uno degli schemi di pensiero e di funzionamento della persona. Se la utilizzassimo anche in vendita, avremmo una potenza di fuoco, diciamo, non da poco. Questa è una delle due idee che vi voglio dare. L'altra delle due idee è se abbiamo tipicamente una persona che parla in maniera molto veloce e noi parliamo in maniera molto lenta, ecco che siamo troppo distanti e sicuramente l'empatia non la inneschiamo. Se vogliamo cercare di innescare un'empatia, dovremmo un po' avvicinarci al suo modo di parlare. Qui non si parla di fregare qualcuno, di essere finti. Cioè, se tu vai a casa degli altri, ti adegui alle regole di casa degli altri per buona educazione. Ecco, funziona uguale quando si parla di empatia, di relazioni, di maggior successo nei confronti di una persona, semplicemente di piacergli, tutto qua. Poi, per quale fine, ognuno lo deciderà. Hai dei consigli e tecniche da lasciare a coloro che ti stanno ascoltando per comunicare meglio? Sì, ne avrei un treno, come diremmo noi, come direi io. Ne ho tanti perché la comunicazione è uno dei capitoli più importanti da portare, ad esempio, in un'azienda o da portare nelle relazioni, se vogliamo. Diciamo che, ad esempio, per comunicare meglio, quando abbiamo di fronte una persona, intanto iniziamo con il guardarla negli occhi, iniziamo con il mettere via il telefono, anzi, proseguiamo con il mettere via il telefono se stiamo scrivendo dei messaggi, soprattutto se parliamo di azienda. Poi una delle cose importanti è chiedere
in 15 parole cos'è che ha compreso l'altro, se abbiamo dovuto spiegare una cosa un po' corposa. Quando dico 15, dico 15, che possono essere anche 20, ma non certo 200, non certo un discorso. Quindi quando noi chiediamo all'altro di ripeterci in 15 parole quello che abbiamo detto, stiamo facendo un gioco di squadra affinché ci assicuriamo di aver compreso. Da qui qualcosa che è abbastanza simile è chiedere il feedback, quindi dire ti va di ripetermi quello che ho detto. Diciamo che la 15 parole è molto specifica. Ti chiedo poche parole per richiedermi, ridirmi quello che ti ho appena detto, per essere sicuro di capirci. Mentre invece chiedere un feedback di quello che è stato detto magari è qualcosa di un po' più ampio. Questo ci permette di fare cosa? Semplicemente di vedere la testa dell'altra persona, cosa ha codificato rispetto alle parole che sono uscite dalla mia bocca. E se le cose sono molto distanti, sapete che facciamo più di 60.000 pensieri al giorno, quindi ci sta benissimo che le altre persone pensino di aver compreso e poi non è così. Insomma, se le cose sono distanti, chiedendo un feedback o di ripetere in 15 parole, ci possiamo assicurare di comprenderci meglio. Grazie per queste illuminanti pillole, per il tempo che ci hai dedicato e alla prossima puntata. A Grazie a voi, grazie a voi. risentirci al prossimo appuntamento, un saluto da Cristian Pagliarani e da tutto lo staff di Radio Evolution Forum.